La, la, la solidarietà va, va, va data ovviamente. Io mi sono sempre dissociato da, dalle minacce. La solidarietà va data a Lukaku che viene minacciato pesantemente sui social perché ci sono dei cialtroni su YouTube che ti dicono che ha solo un'infiammazione. La solidarietà va data ad Alessandro G che gli scrivono sotto casa Mago De Biscotti e quant'altro che viene ormai offeso e deriso. Da tantissimo tempo la solidarietà va data a tutti quei tifosi dell'Inter che hanno pagato un abbonamento o che hanno fatto delle donazioni per sentirsi raccontare delle puttanate. Noi dobbiamo riaggiornare la sigla, grazie a qualcuno che spara a cazzate sul web dalla mattina alla sera. La solidarietà a tutte le donne molestate. Seguite bene, la solidarietà io la do a tutte le donne molestate e a chi molesta le donne. Io io sono sempre stato contro la violenza, lascia perdere il carattere fumino, uno risponde se ti rompono le scatole. La solidarietà bisogna darla alle donne che vengono molestate e ci sono dei personaggi su YouTube che fanno la morale che molestano le donne. Hai capito a chi va data la solidarietà? La solidarietà in primis alle donne molestate, stolcherizzate. E quindi a me questa gente qui la morale non me la fa capito a questa gente qui va data la solidarietà a tutti i tifosi dell'Inter che sono stati presi per il culo su YouTube a questi va data la solidarietà e poi con chi bisogna essere solidari? Con chi ti prende per il culo e ti chiede i soldi? No! C'è una petizione in atto stiamo raccogliendo le firme non sto scherzando, deve finire questo schifo chi vuoi difendere? Ma poi ragazzi, anche un'altra cosa cioè, chi non va allo stadio non è interista, ma non tutti hanno la fortuna di abitare a Milano. Cioè, io per dirti, e sono di Firenze, spendo 500 euro per venire allo stadio. Cosa vuol dire? La nonnina, la vecchietta, la vecchietta che va allo stadio. Quindi lei non, è, non era interista fino a quando non è andata allo stadio. Il pensionato è a malapena, riesce a fare la spesa. Non è interista perché non può permettersi di andare allo stadio. Guardate i prezzi. Che stanno facendo per la Champions, che cosa vuol dire? Sono ritornate le patenti all'interismo. È sbagliato dare la patente all'interismo perché magari chi non è stato mai allo stadio è più interista di te, ha tre divorzi alle spalle proprio perché ha litigato per l'Inter perché la moglie non voleva guardarsi le partite perché lui eh, andava al bar dalla mattina alla sera a parlare dell'Inter. Ma, ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Chi è in grado di dare le patenti da interista? Nessuno. Nessuno le può dare solo. I va allo stadio, interista. Quindi nel mondo ci sono solamente quelli e vanno gli interisti. Sono solo quelli e vanno allo stadio. Quelli che non vanno allo stadio sono dei pezzi di merda e sono dei gobbi. Praticamente si vuole far passare anche questo messaggio. Qui poi basta. A fare la vittima quando fomentate odio su YouTube da tre anni avete litigato con tutti gli youtuber interessati. Passate le minacce vecchie di 4, 5 mesi fa, ma è inutile passare la minaccina per giocare sulla compassione delle persone che avete inculato chiedendogli soldi perché è questo che le volete fare. Volete la compassione delle persone che avete inculato chiedendogli soldi e abbonamenti, passate le minacce di tre mesi fa che sono sbagliatissime da cui io mi dissocio accusando addirittura dei mandanti ma non avete le palle per fare i nomi. Molto più facile molestare le donne che fare i nomi, vero? Molto più facile, sì. Eh? Bella roba, vero? E te vorresti venire a fare la morale a me. <ride> io, a differenza di qualche di un altro, cioè non ho bisogno di YouTube per business, ho una famiglia, ho dei figli, ho una moglie, o tre fratelli, ho tanti hobby. Passano giorni e non faccio nemmeno i video. Le live non le faccio quasi mai, ne faccio pochissime. Dipende dagli impegni lavorativi che ho. Ma te la morale a me, te sei l'ultimo deve fare le morali. Anzi, bisognerebbe educarti e non solo su YouTube. E questo è il discorso offendi tutti anche stamattina ho sentito il solito c'è il trono continua ma, ma che cazzo di roba è ma che cazzo fai ma lo apisce se è un ridicolo? ma dove vuoi andare ma vai ad abitare in cina a un zang e non rompere i oglioni apriti un chioschetto di zuppa di pipistrelli sotto la sede di suring se ti galba tanto la cina ah! ma cosa rompi oglioni ma te che fai le morali te <ride> te che fare morale eh? che fometti odio offendi tutti dalla mattina alla sera con quei video inutili io non so come fanno a pagarti sei scandaloso ma chi ti dà soldi ma sta mia vendita ti danno anche soldi rimette le... siccome tutto quello che dice lui non succede mai nulla. Ora lui sta giocando sulla compassione: rimette le offese che gli hanno fatto tre mesi fa. Non le devi passare quelle offese lì, quelle minacce brutte, ripeto, da cui io mi dissocio. Non le devi passare sul web. Denuncia direttamente l'account alla, alla polizia postale. Mentre te fai le sceneggiate, fai l'attore che non ti riesce nemmeno bene vuoi rimettere le, le offese vecchie per avere compassione della gente a cui gli hai raccontato le cazzate chiedendogli soldi perché è questa la verità se non te lo dice nessuno te lo dico io hai capito o no? Non fai paura a nessuno è inutile ti fai aiutare a quegli altri che, 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 che ti fai difendere da chi te sei indifendibile te non sei te sei indifendibile e tutte le offese che ricevi perché non ricevi solo le minacce, dillo che ricevi tutte le offese perché è facile leggere i messaggi senza farli vedere. Fagli vedere ricevi tutte quelle offese perché sei uno e sei mina odio da quando è su YouTube perché te che sei pagato a prestazioni devi farti lo stipendio su YouTube. È molto semplice. Su YouTube, su Twitch, su tutto. Come fanno tanti, ma tanti lo fanno senza rompere i coglioni. Te lo fai rompendo i coglioni. te l'altro te di calcio non capisci un cazzo. Gozens upgrade di Perisic. Te di calcio non capisci nulla. Ma nulla. Parlando questa cosa, mi la devo dire che l'ho qui, ma che poi attaccano. Ho visto attaccare anche il nonno perché. Ma il nonno gli avete rotto i coglioni, Ma cosa rompete i cognori? Il nonno? I filtri, non i filtri, ma il filtro. Possano te, che secondo me davvero usi troppi filtri, te, ma per fare altre cose. Ma cosa me ne frega? YouTube deve essere intrattenimento, divertimento. Cosa me ne frega? Te sei un guardone invidioso, te l'ho sempre detto. Te sei un guardone invidioso. Ecco quello che sei. Sei un non sei buono, è inutile. È inutile che tu sfrutti altri cioè Non sei buono! Non sei buono, hai bisogno anche di farti difendere da altre persone che te non sei buono nemmeno a difenderti da solo. Quando fai le cazzate vai a chiamare mammina, capito o no? Parlando della partita. Questo, queste cose bisognava ce l'ho qui da due giorni, purtroppo non potevo fare video, bisognava le dicessi. Occhio a Mourinho perché Mourinho ti ha insegnato come affrontare il Milan che è una squadra e gioca di partenze. Guarda l'ultima partita che è, come ha impostato ultimamente la partita Mourinho fermando con Bove il centrocampista Teo Hernandez e non creando spazi a Ricciolino, lì, come si chiama? A Leao. E la stessa cosa farà con noi Mourinho, si chiuderanno, ci concederà spazi perché noi quando troviamo le squadre si chiudono andiamo in difficoltà è anche vero che ora gli attaccanti hanno ritrovato il gol hanno ritrovato hanno ritrovato comunque hanno ritrovato la fiducia c'è condizione fisica c'è gamba però davanti il gioco delle coppie continua Luca Correa da quello che ho letto dieci minuti fa quindi Inzaghi continua in perterrito con questo turnover di attaccanti speriamo che vada bene ma ti ripeto sicuramente contro il Verona i tre punti li prendiamo. Nessuna partita è semplice. Ma la Roma non è Verona. Le partite toste incominciano ora. Volevo fare complimenti ai tifosi del Napoli per lo scudetto dopo 33 anni, strameritato. E a chi rompeva i colloni, i coglioni a Spalletti, tra l'altro, Spalletti da questa specie di proprietà è stato trattato come un cane, è stato lasciato a casa. Marotta, e dice no, eh, l'allenatore. Sa a lui: gli viene rinnovato il contratto, rilasciato a casa. Ora, te mi devi dire una cosa in conclusione di video. Come è rosa in Napoli, quanto è più forte dell'Inter? Era giusto prendere 20 punti dal Napoli, secondo te? Secondo me, no. Ciao, ragazzi.